chi è veramente vivo. E Paolo, Saul, che si chiede chi è veramente vivo, distingue quindi tra vita e sopravvivenza. Quelli che non sono veramente vivi sono nella sottovita. E le cose non starebbero come appaiono o come si vedono, perché sembrerebbero veramente vivi, ma non lo sono alcuni, se non i più, o addirittura, tra virgolette, i tutti. La verità come proprietà dell'invisibile, che è anche proprietà divina, qui è in gioco nelle cose che appaiono o che si vedono. Curiosamente, Paolo non ritiene che l'invito a vivere os me, come se non, nell'attesa della parusia, non sia invece un invito alla sopravvivenza, ma proprio alla vita originaria. Così pare nel testo. Invita a vivere gli uomini sposati come se non lo fossero, i celibi come se non, anche dove la vita originaria è negata, come quasi fan tutti, tra viventi morti e morti viventi, è procedendo dalla questione aperta che il vivendo procede. Non si tratta di bollare l'altro con una delle due opposizioni per apporsi, ossia incollarsi, saldarsi alla sopravvivenza presunta riuscita. La sopravvivenza ideale, anche quando è data come la vita beata in Agostino, si compie come sopravvivenza, se non sottovivenza, infernale. Non c'è alternativa alla vita. Lo sanno anche gli addetti delle psicodroghe e degli psicofarmaci, e per questo ripetono, reiterano come marionette i loro gesti stereotipati. A ciascuno spetta l'analisi della parola, l'analisi della vita, l'analisi del discorso, della presunta sopravvivenza o sottovivenza. La via di Slavoj Žižek, che so bene che si pronuncia in un altro modo nella sua lingua, è quella dell'intensità eccessiva con cui investire la semplice vita, scambiata con la sopravvivenza, trasformandola in eccesso della vita stessa. E rubrica, tra i casi di eccesso, anche il terrorista palestinese sul punto di commettere un attentato suicida, paragonato allo yuppie newyorkese che fa jogging lungo l'Hudson per restare in forma. È in gioco invece l'indecidibile. Pare che il cinefilo Žižek prenda la psicotizzazione come criterio della vera vita, che a Hollywood è un metacriterio fondamentale, non solo dei film d'azione. L'eccesso di vita, presunto, sostiene la sopravvivenza. Potremmo dire se lo sogna l'eccesso di vita,
Slavoj. I piaceri reali di Zizek: tabacco, droghe, cibo, enunciati come tali. Quindi anche il cibo come droga. Non rubrica le donne come droga e si capisce perché. La loro violenza da parte dell'altro selvaggio stigmatizza il multiculturalismo liberale contemporaneo come esente dalla questione. Ma come la serie dei piaceri reali non pone la questione delle, tra virgolette, donne di piacere. È un vero femminista Slavoj Žižek. Drogologia e pornocrazia del piacere reale di Žižek. I piaceri reali sono al di qua del principio del piacere. E quindi, d'accordo, sessualità senza sesso, virtualità senza realtà, caffè senza caffeina, politica senza politica, rivoluzione senza rivoluzione, la carne senza la carne, il sostituto senza la sostituzione, godimento senza godimento, appunto, quello delle droghe. Il godimento delle droghe e il godimento che c'è, come anche se è rappresentato con la maschera della sofferenza, degli psicofarmaci, è il godimento del nulla. Lacan arriva a formulare che il godimento maschile è il godimento dell'idiota. Fochetto, 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 quasi fuoco. Il sesso come droga, l'erotismo, che è la negazione della sessualità, che non è un erotismo all'ennesima potenza, è il facendo, è la politica del fare, la sessualità. Di passo in passo, di piede in piede. Ecco perché nei fondamentalismi la donna è solo nel tabù, non può assolutamente fare, non può neanche guidare l'automobile, non poteva votare, non può votare, non può studiare, eccetera. Rispondere alla domanda chi è veramente vivo risulterebbe un'esagerazione. Tra l'iperbole e la parabola, e non rispondere risulterebbe un'ellissi e un invito a leggere per ciascuno la frase di Paolo. La vita di chi è veramente vivo può essere votata alla morte. I veramente vivi sarebbero i padroni, se esistessero. E i falsamente vivi sarebbero gli schiavi, se esistessero. Sono fantasmi. Il falso al posto del vero. Guy Debord dice che il falso è preso al posto del vero. Il sesso come droga, l'erotismo. Rispondere alla domanda. Niente. Replay. Il falso al posto del vero è Guy Debord. Avevo notato appunto che il tiramisù fatto nel Massachusetts è più buono di quello fatto a Treviso. Jacob Taubes ha scritto che Paolo sapeva dov'era il centro del potere. Aveva i cannoni puntati contro Roma, dove poi ha trovato la morte. Francesco invece non ha nemici e non morirà martire. Francesco era nell'imitatio Christi e Paolo era nell'imitatio Imperi, a costruito la Chiesa. Paolo fonda la Chiesa, l'ordine maggiore. Francesco fonda l'ordine minore. Ironia. E ciascuno si attiene all'istanza dell'ordine della parola, che ignora il potere come causa. E in tal senso non c'è nessun
ordine maggiore, ordine minore, nessuna algebra e nessuna geometria dell'ordine, che è il secondo la parola. In che ordine accadono le cose? Secondo l'ordine della parola. Non l'ordine sociale, non l'ordine personale. Di certo non è chiaro quello che ho scritto. Noi vediamo, scrive Paolo nella lettera ai Corinti, la prima, per mezzo di uno specchio, in modo oscuro. Lascio a ciascuno di chiedersi se sia veramente vivo, ma non è poi una grande domanda. Vivere è una logica, come ha scritto in un suo bel libro Cristina Frua De Angeli, ed è un'impresa.